Ciao lettrici, ciao lettori, ben trovati alle nostre video recensioni del venerdì. Oggi raccontiamo il libro più bello degli autori più bravi che esistano. No, lo dico sempre che gli autori sono i più bravi, ma insomma ce ne sono una dozzina che sono veramente bravissimi e loro due, Carlo Fultero e Franco Lucentini, che ahimè non stanno più qui ma nel paradiso degli scrittori, sono sicuramente alcuni tra i più bravi e appassionanti scrittori, che hanno portato sulla pagina una storia d'amore incredibile dal titolo L'amante senza fissa dimora. Ma questa storia ha anche una vicenda che ha a che fare con me, Giulia. Sì, perché lei dice che sono tra i suoi scrittori preferiti, lo dice di tanto. Scrittori, ma in questo caso abbiamo la prova scritta che è vero. Questo libro me l'ha regalato Vale nel Natale compleanno 2011-2012, quindi anche la sua età, e vedete che io l'ho distrutto, poveretto, dicendomi: cara Gioia, ero in libreria, ero tanto emozionata dallo scegliere un libro che volevo regalarti, perché essendo una personal bookshopper non potevo sbagliare il regalo alla mia migliore amica e ti regalo questo pezzetto di cuore, come hai scritto. E pensate che quando me l'ha regalato, io subito l'ho iniziato a leggere perché ero molto curiosa, beh, non mi ha preso. Quindi c'è stato un momento di panico nella coppia PBS, perché ho detto: ma come? Abbiamo sbagliato il titolo. E invece no, era, come spesso accade, il momento sbagliato e il libro giusto, perché il momento di questo libro è arrivato dopo qualche anno, quando io mi sono sposata e sono andata in viaggio di nozze a Venezia. Sono tornata e mi sono trovata questo libro tra i piedi e ho detto: aspetta che lo apro. Ed è stata una folgorazione, ragazzi, questo libro ambientato a Venezia, in alcuni sestieri, si chiamano così i quartierini di Venezia, meno battuti dai turisti, dove io e mio marito eravamo andati a passeggiare romanticamente, per esempio Sestiere Castello, ed è questa storia veramente inconsueta d'amore, è proprio ambientata in quegli spazi che io quindi ho rivisto, rivissuto con un'intensità fortissima, quindi grazie Vale, bacio, bacio in diretta. Grazie di questo regalone, Vale, e adesso raccontaci la trama. Allora, questo libro l'ho letto 4 volte, quindi ne ricordo bene l'inizio. Look, look, Mr. Silvera. Mr. Silvera sta accompagnando una comitiva di turisti a Venezia, l'aereo sta planando e quindi loro giù vedono la laguna, l'acqua, le barene. La forma di pesce della città. Mr. Silvera è un personaggio però piuttosto enigmatico, un bell'uomo probabilmente, però un po' sciupato, ha un'età indefinibile, parla moltissime lingue, vive tutto con passione ma anche in modo un po' annoiato, come di chi conosce già un po' tutto. E contestualmente in quegli stessi giorni a Venezia c'è una bellissima donna che di lavoro fa la gallerista ed è andata a Venezia per vedere un lascito testamentario, opere d'arte. Frugare in soffitta tra vecchie croste che potrebbero invece valere milioni di euro. Esattamente. E i due si incrociano, si incontrano, si scontrano, chiaramente si innamorano, ma c'è un elemento chiave che è quello che dà origine un po' al mistero, un po' espresso anche dal titolo, L'amante senza fissa dimora, perché Mr. Silvera e lei hanno soltanto 3 giorni per vivere questo amore e vogliono consumare in 3 giorni l'amore che si può consumare in una vita: maglioni lisi, stanze d'albergo un po' rovinate e anche bellissimi alberghi lussuosi dove lei alloggia. Però perché solo i 3 giorni? E perché Mr. Silvera sa tutto e non sa niente? E perché in certi momenti scompare come se cercasse di rallentare il tempo? Non vi possiamo raccontare più di questo perché è uno dei libri d'amore più belli che siano mai stati scritti. Regalatelo a qualcuno che amate, oppure regalatelo a qualcuno che pensate che abbia voglia di vivere questo sentimento, ma piccola attenzione, non aspettatevi un libro scritto facile che si legge in un minuto, perché Fruttari e Lucentini, sebbene loro non sarebbero stati d'accordo con quello che sto per dire, sono due grandi intellettuali con una penna incisiva e potentissima. Loro si occupavano per l'Einaudi di libri gialli, di libri di fantascienza anche, quindi loro pensavano insomma di fare libri di genere, hanno scritto gialli, la donna della domenica, il loro più famoso, ma anche Il palio delle contrade morte, anche A che punto è la notte, insomma c'è sempre un mistero, però sono riusciti due uomini nello scrivere un romanzo a 4 mani d'amore che puntini puntini. Insomma, una storia d'amore insolita, non convenzionale, che, come dice Vale, potete regalare a qualcuno o anche a voi stessi, non c'è problema, siete autorizzati. Buona lettura e al prossimo consiglio. Ciao!